amici. Punto primo. Noi vogliamo cantare il gioco, la condivisione, il lavoro creativo di gruppo e la solidarietà che da questo si sprigiona. Punto secondo. La libertà di esibirci dove capita, per le strade, armati dei nostri strumenti e di banchetti dove esporre la nostra artistica mercanzia. Punto terzo. L'avventura col cuore in gola di affrontare un pubblico, sempre e comunque, perché il pubblico è il nostro fine, il nostro bersaglio, il nostro centro, il nostro beniamino e lo schermo dove proiettiamo slanci espressivi. Punto 4. Esaltiamo l'aggregazione, la socializzazione che permette all'artista di confrontarsi con quelli della sua tribù e di non morire soffocato dalle mura della sua cameretta. Punto 5. La scoperta di nuovi mondi senza limiti ancora oltre e di mondi che si aprono dentro i mondi come le parentesi tonde, graffe quadrate di un'equazione artistica sempre perfetta, nonché imperfetta. Punto sesto. Il nostro scopo non è stupire, non è intrattenere, non è creare opere d'arte socialmente e criticamente misurabili. Punto 7. Il nostro scopo è creare una scuola di pensiero dove i pittori lavorano in 10 e anche in 15 su un'unica grande tela, la tela della vita, come un mandala che richiede tempo, pazienza e sudore e alla fine viene soffiato via nel vento.
dura troppo poco, a volte per me. Io non dico te, vorrei chissà che, ma un po' di più. Bravo di amore, gioia e dolore. Corre in fretta e scivola in questa grande corsia, c'è chi rimane indietro, chi scappa via, e il tempo fugge tra ragione e follia, ci lascia soli ed aggrappati a una scia. Seduta a bar, rassegnati a loro, passato che fu crudele ma prezioso anche se non torna più, non torna più. Giovani come me guardano le stelle, sognano che non arrivi presto un futuro che forse non c'è. Yeah.
cosa farei. Ci sarò se tu ci sei, ma non voglio più aspettare, è il momento di cambiare, se lo vuoi e se ci credi puoi vivere e lottare senza mai dire ormai, mai dire ormai, mai dire ormai. Punto 8. La nostra meta non è il risultato, non è il prodotto. La nostra meta è il cammino stesso. È quello che impariamo camminando da noi stessi e gli uni dagli altri. È la gioia che proviamo nell'apprendere gomito a gomito, ognuno sprofondato nella propria unica inimitabilità. Punto 9. E mentre tessiamo la tela coi colori dell'anima, una danzatrice esprime emozioni che dà e riceve. Un poeta traduce nella sua lingua il colore e il segno che trasforma le nostre menti e la sua. Un musicista trova le note corrispondenti alla materia che nasce dal niente. Punto 10. Noi creiamo, e creare è l'atto d'amore più grande, quello che ci avvicina al divino che è in noi e attorno a noi. Punto 11. Noi attingiamo alla luce, grande maestra e grande compositrice di ogni cellula di cui siamo fatti. Il composto dell'energia che risvegliamo creando è la stessa. Thank you.
Sweet.
in eterno. Però credo che lo zio debba andare dritto all'inferno. Signori, il sogno è già breve. Essere o non essere? Questo è questo. Se sia più nobile dell'animo sopportare il sangue che fece di un destino atroce o prendere le armi contro un oceano di guai combattendo annientare, morire, dormire, niente. E con quel soldo dire no ai dolori del cuore, agli infiniti colpi naturali che la carne ha ereditato. E questa è la conclusione da desiderare a Maggio. Morire. Dormire. Forse sognare, sì. Questo è il punto. Perché in quel sonno di morte che i sogni ci vengano riguardo. Anche se ci siamo liberati dai tumulti della vita, è cosa da riflettere. È questo lo scrupolo che fa vivere tanto a lungo il nostro umano, perché chi subirebbe le frustate e scherni del tempo, gli sputi dell'oppressore, il disprezzo dell'uomo superbo, le pene che dall'amore rigettano, gli indugi della legge, l'insolenza dei potenti e le percosse che il merito paziente riscuote dagli indegni, quando invece a darsi pietanza basterebbe. Chi vorrebbe affaticarsi i pesi per sudare e smagnare sotto la vita grana, ma c'è il terrore di qualcosa dopo la morte, il luogo inesplorato da cui confine nessun viaggiatore fa ritorno, né frena la volontà e volentieri ci fa sopportare i mali che abbiamo invece di volare verso altri che ci sono ignoti. E così la coscienza ci rende codardi quanti siamo, e così il colore vivo della risoluzione è reso malsano dalla pallida tinta del pensiero. Imprese di grande spicco, importanza là, a questo riguardo, vengono deviate dalla loro strada e perdono il nome di azione. Punto 13. Noi, infine, cantiamo il respirare arte e armonia, infusione delle varie arti, come una grande tavola imbandita in cui il pittore, l'attore, il musicista, lo scultore, l'incisore, il romanziere, il regista, il grafico, parlando e mescolandosi, trovano la loro sintesi, dove nutrendosi alla stessa mensa, scoprono di parlare la stessa lingua e imparano ognuno la lingua dell'altro.
Punto 14. Cogliendo la somiglianza fra tutti i linguaggi dell'arte, cogliendone il nesso, non ci fermiamo al separatismo e all'isolamento. Chi non ha mai provato nella sua vita la curiosità di accostarsi almeno ad un'altra arte oltre la propria? Thank you.
fai proprio il tuo silenzio per correre. Quindi fai quello che senti anche se non è facile. Cosa fai, cosa fai, nello tanto del tuo tempo e non lo sai. Dove vai, con quel mondo di occhi sono rettino. In quei occhi e tu lo potrai, migliorarlo senza pranzare. Il tuo colore adesso è giovane. Mm-hmm.
The radio's on, I'm a little song. I turn it up and start to sing.
presentare gli artisti Art Fusion. Il pittore li presento dopo, intanto cominciamo dai danzatori e attori musicisti. Allora, vi presentate uno alla volta, così dite il vostro nome e cognome, e poi vi spieghiamo un pochino che cosa volevamo comunicarvi con questa manifestazione. Prego. Simona. Nessuno vive. Aiuto.
parlare. Facciamo un gioco che lo voglio proporre, però senza imbarazzi, un gioco che di solito propongo durante i laboratori di creatività. Ci mettiamo qui tutti in fila, no? Tutti in piedi, e ognuno sale sul palco e dice una frase, ma è un gioco, non è arte. Dice una frase del proprio percorso. Cominciano le nostre cose. Vendo casa di Battisti. Questi tempi di Cristo, insomma, si vede anche la fame. Con tutto quello che c'è dentro, questa la moglie, il figlio. Comunque la facciamo. Come tu la vuoi, come tu la vuoi.